Buongiorno, allora sono le 6:25 circa del 29 maggio, sta per iniziare la 23esima tappa, meno 8 al termine. Qui siamo a Fonsebadon, quella frazioncina, se così si può chiamare, di 4-5 case. La giornata promette bene e dovremo percorrere circa 27 chilometri e tra 2 chilometri arriveremo alla croce dove si rilascia un sasso. Io ne ho preparato uno particolare per mia madre. Non so se si vede, eccolo qui, eccolo, che lascerò lì. Ok, adesso parto perché gli altri già sono avanti, vi mostrerò parte del percorso e ogni tanto ci sentiremo. Un saluto alle mie donne, a Simonuccia mia, alla Fiducia, Roberto e tutti gli altri. Ciao. Ce l'hai giù cosa, sì. Com'è? Che è aperto l'obiettivo. Sì, sì, sì. Che volevi dirmi, Silvano? Oh, volevo dirti di riprendere tutto questo ben di Dio della natura. Guarda che roba. Sì, infatti questo è questo volevo fare. Perché dove non spicca tanto bianco in questo momento questo? E vabbè, comunque dopo. Allora, guardate queste eriche. Una varietà di colori incredibile, una distesa immensa, è spettacolare veramente, è tutta una collina di eriche.
Erika, ecco la tua collina. Guarda Erika, guarda. È una collina di eriche. Eccola qui. Ecco Erika. Eccola qui. Ok. Attraverso. Ciao, dopo. Silvana, eccola qui la croce. Eccola qui. È un posto emozionante. Qui ci sono tanti sassi, tanti ricordi che ti mostrerò. Qui lascerò il mio messaggio. Eccola Silvana Marta, quella è la cappella, una piccola cappelletta, guarda che posto. Guarda Silvi. In questo momento siamo io e te. Noi tre Silvana, noi tre. Se aspetti il momento di vuoto, devi stare più vicino. Guarda. Silvana, vado a mettere. Vado a mettere il sasso. Guarda se va. Silvana, vado a mettere il sasso. Venga! Dico che si arriva il nostro. Venga! Silvana, eccoci qui. Silvana, ecco qui, guarda. Sì, sì, sì. Guarda quanti messaggi, guarda. In tutte le lingue. Guarda. Scarpe. Tovaglioni. Borselli, accendini, Silvana Marta. Allora questo è il mio sasso, eccolo, ecco c'è un gatto. Ti posso lanciare rosa? Ah?
ti posso leggere un piatto? Sì. Lo posso leggere? Vai, lascia, lancia. Sulla ciglia presa? Sì. Sei pronto? Sì. Ecco il mio sasso. Questo è il sasso di Rosario. Facciamo scendere. Sì. Sì. Eccolo qua. Faccio un'altra foto con la compagna dietro. Pardon. Peccato che lo sito con la matita si cancellerà. Un'altra foto col sole? Sì, sì. Simone, faccio un'altra foto col sole? Sì. Poi possiamo... di qua la dolce. Sì. Tu non sei per la foto, Nino? Ah? Ah, scusa. Tieni qua, là. Mettiti che ti faccio la foto, poi... Sì. Dove, qua? La montagna, quella... La croce non la piglio, piglio montagne sì. Con un po' di pala. Vabbè. Ok Silvano, adesso vado. È stato bello in qualche modo riunirci. Sì, è stato molto bello. Ok, vado. A dopo. Eccomi di nuovo a voi. Sono trascorse circa 2 ore dalla partenza e il paesaggio è sempre stupendo. Questa distesa di eriche continua a seguirci. C'è un bel venticello, siamo a circa 1500 metri di altezza. Con la montagna c'è ancora neve. Ciao Irene. Le colline intere ricoperte da eriche. Tutta erica. Che abbiamo percorso gli 8 chilometri forse. E vabbè, continuo. A dopo. Ed ecco in lontananza, molto lontananza. Molto molto bella. Ponferrada, dove pernotteremo e dove si concluderà la 23ª tappa. Deve essere bellissima. E lo spettacolo continua. Ecco, siamo a Lacebo. Questo è il paesino dove ci fermeremo un attimino. Prima di proseguire per Ponte Ferrato, sì, che sta dietro questi tetti lì in fondo. Abbiamo percorso circa 12 chilometri, ne restano altri
credo 15, 14, 15. Ok, a dopo. Ecco, questo è il paesino della Sebo. Faccio qualche ripresa per mostrarvelo. Somigliano un po' tutti, però sono proprio carucci. Eccolo qui, guardate, una semplicità incredibile. Guardate questa casarella, quanto è bella. Eccola qui. Come al solito non c'è neanche una persona. Sembra che le persone qui siano scomparse. C'è proprio un'anima viva, niente, niente da fare. Tutte case in pietra. In mezzo a queste montagne. Guardate questi balconi. Lì guarda, dove? Qua. È Sergio che chiede del bar. Dimmi Sergio. Non ho capito. È seduta? Sì, sì. Sì, sì. Ecco qua. Adesso ci fermiamo. A questo bar e prendiamo qualche cosa. Eccolo qua. Questo qui sarà il comune. Oh. Guarda questa casa, mamma mia. Guardate sta balconata, lì la montagna, oh, eccola qui, ciao, tu sei di Teano, come ti chiami? Roberta. Ah. Originario di Teano, però abito a Roma. Abito a Roma, sì. L'ho conosciuta ieri. Ciao. Ok, dai. Io sto alla Latina. Sto cercando... Gli amici tuoi? Ecco, sono le 10.05 e stiamo ripartendo da El Acebo. Faccio l'ultima ripresa. Per mostrare ancora un po' di questo paesino. Carinissimo. Faccio vedere la chiesa, vediamo un po' se riesco, una parte lì sopra e devo andare dall'altra parte, vabbè, accontentatevi. Accontentatevi, ecco qui. Ok, vi lascio per il momento, dai, vai. Eccole qui. Ciao. Ciao. Ok, ormai ci incrociamo a ogni tappa. E, che volevo dire? Ecco, le colline di Eriche
adesso sono sostituite da lavanda. Guardate qui, tanta lavanda. Guardate quante ce n'è qui. Un'altra collina solo di lavanda. Guardate. Guardate. Piena. Piena. Anche di qua. E poi tante ginestre. Tutte quelle, ma guardate quante ginestre. Ok, siamo quasi a, penso, 10 km da Ponferrato. E niente, una bella giornata. Sono le 11:15. Sto camminando esattamente alle 6:30, 4:15. Quindi una media di 4 all'ora. Sì, avrò percorso dai 16-17 km, credo. Sì, mancano circa 10 km per Ponferrato. Vabbè, vi lascio e proseguo. Ecco, siamo arrivati a Molina Seca. Adesso faremo un'altra piccola sosta e mancheranno, penso, sugli 8-9 km per... non mi ricordo il nome, scusate. Vabbè. Sono le 12:20. Sta diventando un po' lunghetta questa tappa. Ok, dai, a dopo. Ecco, questa è Molina Seca, c'è la chiesa. Ecco, faccio un'altra la panoramica e poi mi fermo un attimino qui all'ombra. Ecco, faccio vedere questa panoramica qui di Molina Seca e poi mi fermo. Eccola qua. Ah, lì c'è un'altra chiesa. E questo è il paesino. Ok, dai, siamo un attimo. A dopo. E questa è Molina Seca, bellina proprio, anche questo. Questo è l'armadietto lì, Maria. Okay. Oh, lì o là, per forza deve stare, dai. Vabbè, dai. Quella rosa smucina bene che è stata per tutto. Ok? Tutto bene? Dimmi. Senti un po', quella cosa dell'energia come hai fatto con la bolletta? Le hai trovate poi le bollette fatte lì? Ah, va a posto, ok. Come si chiama? Si chiama Molina Seca? Molina Seca. La trota fritta. La trota, sì. Vi faccio vedere. E perché? Dove... che ti è caduto lì? Ah, sì. Le prendo un attimo, mi piacere. Qui c'è un fiume. Facciate dove mangiamo, il menù del pellegrino, siamo qui, guardate, qui c'è il fiume, eccolo qui, il fiume Ciattolo, bellino, guardate, ecco, noi siamo seduti qua, noi quattro, ce la stiamo prendendo proprio con comodo, ecco, adesso... ordiniamo il menù del pellegrino. Pellegrino, qui dicono pellegrino. E così. Questo è il ponte che abbiamo attraversato prima. Lì c'è un altro bar. Ecco. Ecco qui. Ecco qui. Questa foscura qui era bella. Ecco qui. Questa è una stradina che prenderemo dopo per proseguire il cammino. Guardate.
Raffaele, qui è un altro menù del, del pellegrino, da 8,95. Ecco qui. Ecco qui. Bellino proprio, eh? Devo dire, un altro paesino bellino. Poi bellino, tutte queste case come sono caratteristiche. Guarda qui. Mi riprendo? Salutatemi. Buongiorno. Buongiorno. Hola, ciao. Hola, bonjour. Come sta va? Come sta va? Sta bene? Sta bene? Servus. Very good. And hot weather, steep destination. Che bello. Proprio bellino. Non trovate? Fabrizio! Sì. Fabrizio, compari! Compari ovunque! All'improvviso! Guarda che gelato che mi sono preso! No, noi stiamo mangiando, adesso c'è il menù del pellegrino lì. Dove? Perché... Lì, vicino al fiume. Vicino al fiume. Io ho lo zaino lì, ero lì a prendere. Vicino al fiume, perché sempre... già è l'una. Mentre arriviamo si fa... arriveremo verso le tre, credo. Ok, dai. Tanto, uguale. Sì, tanto. Ma hanno detto che stanno facendo la fila lì. Aprono le due? Sì. Quindi devono aspettare un'ora e un quarto per trovare il posto. Ecco qua. Ecco qua. Questo è il ponticello. Guardatelo. Il ponticello. E questa è Molina Seca. Fonte. C'è un altro ristorante. Basta. Ecco. Si deve mangiare pure qua. Però... oh, tu guarda, un'altra volta le ho trovate. Un'altra volta. Che state mangiando? Pasta? Pasta, pasta. Buona? Buona. Sicuro? Sì. Sure? Ja. Gut. Alle. Ich vermisse mein Handy. Qua stanno facendo pure loro il menù del pellegrino. Guardate che bello, c'è un fiume, sto prato. Raffaele, pensi che verremo a mangiare qui quando faremo il nostro viaggio? Silvana, siete d'accordo? Rosy? Ah, no, qui è proprio bello, devo dire, dai. Che dite? Io sto pensando ai 100 km, penso che sceglierò questa zona qui da Leon, credo, o da Carrion. Non ci sono molte salite, percorsi abbastanza agevoli, facili. E poi all'occorrenza possiamo fermarci pure in rifugi più vicini, vediamo. Ok, quello sta ordinando, mi stanno chiamando. Dai, ci sentiamo e vediamo dopo mangiato. Ciao. Ok, signore, dopo circa 9 ore di cammino siamo arrivati a Ponferrada e ci stiamo dirigendo verso il rifugio, che dovrebbe essere nei pressi del castello. Naturalmente tante ore di cammino sono dovute alla nostra scelta, ci siamo fermati in posti bellissimi e quindi chiaramente il tempo è andato oltre il previsto. Fa caldo e niente, diciamo che anche la 23ª tappa si può considerare ultimata, conclusa, e mancano le ultime, secondo i programmi, le ultime 8 tappe. Sembra incredibile,
ma siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine, sono trascorsi 23 giorni in un baleno, forse perché è un viaggio per certi versi entusiasmante, forse perché diviene la malattia del camminare, forse perché conosci tanta gente, è un ritrovarsi di continuo, forse perché c'è tanta comunanza tra di noi, come se avessimo inventato un linguaggio comune per tutti. Sensazioni bellissime, indubbiamente. Sarà pure questo rapporto speciale che si instaura con lui, questo pensiero continuo degli altri, delle persone a peccare. Comunque un insieme di cose che rende questo cammino un'esperienza, secondo me, bellissima. Io la rifarei altre 100 volte, sinceramente. Non mi sento affatto stanco fisicamente, e questa è un'altra prova del fatto che l'allenamento che abbiamo fatto io e gli altri in tutti questi mesi ha dato ampiamente, dico ampiamente, i suoi frutti, perché veramente ora che siamo quasi al termine non ci sono stati per niente problemi. Il rapporto con gli altri è un crescendo continuo e spero tanto che queste amicizie che sono nate possano in qualche modo continuare. E va bene, adesso vi lascio e riprenderò o più tardi per la visita della città, anzi quasi sicuramente, e vi mostro le cose belle che troveremo qui a Ponferrada. Un saluto da me, un saluto da Luigina, un saluto da Sergio. Sergio, vuoi salutare? Che sto per chiudere. Un saluto da Sergio. C'è Irene che ha qualche difficoltà, poverina, da ammirare quella donna. Veramente la ammiro tanto, perché senza allenamenti, con vesciche e tutto, pian piano sta facendo il suo cammino. Ok, vi saluto, a più tardi, ciao!